Oggi, domenica 23 ottobre, la comunità di Leno si riunisce qui in oratorio per l'assemblea parrocchiale, ovvero un momento di comunità e di confronto per la popolazione. Buongiorno. Buongiorno. Vorremmo proporle alcune domande sull'assemblea parrocchiale e sulle sue impressioni. La prima è: oggi abbiamo riflettuto sulla vocazione missionaria della Chiesa. Come possiamo partecipare a questa missione nella nostra comunità? Io sono convinto che nel mondo ci sono eroi e gente normale. La maggior parte di noi che vive la quotidianità ovviamente è gente normale, mentre i missionari che vanno lontano, che vivono tutta la vita, che si spendono, tendiamo a considerarli eroi, però ognuno ha il suo ruolo. Noi che siamo qui col nostro lavoro, con le nostre giornate, con le nostre difficoltà e anche le gioie, questa secondo me è la nostra missione. L'importante è che nel nostro lavoro, le nostre sofferenze, le nostre gioie aiutino anche chi ci sta intorno a crescere e essere contento di vivere. Questa anche è una missione. Ok, grazie. E l'ultima domanda è: quali aspetti hanno toccato la sua attenzione e potranno essere oggetto di una riflessione nel prossimo periodo? Come forse saprete, ci sono state delle testimonianze interessanti nella prima parte di questa giornata. Don Mario Neva, le suore. E ecco, mi ha colpito molto il loro entusiasmo nel raccontare le loro esperienze, per quanto dure, per quanto difficili, però sono rimasti, hanno raccontato tutti e tre quanto, perlomeno scusate, io ho percepito che loro ormai di questo stile di vita, per quanto difficile, non possono più fare a meno, perché hanno scoperto la verità importante, che è quella del dono e della missione. Ok, grazie mille per la sua disponibilità. Grazie a voi, buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Oggi vorremmo proporle alcune domande sull'assemblea parrocchiale che si è appena svolta. Sì. La prima è: oggi abbiamo riflettuto sulla vocazione missionaria della Chiesa. Come possiamo partecipare a questa missione nella nostra comunità? Io credo che dovremmo imparare ad aprirci al prossimo, ad essere più disponibili ad accogliere l'altro e a favorendo la comunicazione tra le persone. E poi tutto il resto viene da sé, nel senso che se c'è una buona comunicazione c'è uno scambio di pensieri, c'è un pensiero fluido, e quindi da qui nascono i comportamenti corretti, migliorativi di conseguenza, spontaneamente. Quindi la maggiore capacità di stare con l'altro, di comprenderlo e di fare cose belle e positive insieme per la comunità. Ok, grazie. E la seconda domanda è: quali aspetti hanno toccato la sua attenzione e potranno essere oggetto di una riflessione nel prossimo periodo? Il fatto che nella società di oggi, appunto, sempre tornando al discorso della comunicazione, il modo di comunicare è cambiato. È molto più tramite Facebook piuttosto che WhatsApp, piuttosto che messaggi con il cellulare. Bisogna invece tirar fuori, magari utilizzando anche questa modalità di comunicazione, ma tirar fuori un maggior scambio tra le persone e comunque la possibilità di incontrarsi, utilizzare questi canali, ma per organizzare la possibilità, appunto, il modo di incontrarsi, di stare insieme e di condividere anche momenti belli e opportunità maggiori per tutti. Ok, grazie per la sua disponibilità. Prego, prego, grazie a voi. Buongiorno, oggi vorremmo proporle alcune domande riguardanti l'assemblea parrocchiale che si è appena svolta. La prima domanda è: oggi rifletteremo sulla vocazione missionaria della Chiesa. Come possiamo partecipare a questa missione nella nostra comunità?
Allora, per me la cosa importante è essere attenti al prossimo, al nostro più prossimo. Io sono sposata, ho figli, quindi il mio più prossimo, mio marito, i miei figli, i genitori anziani che comunque hanno sempre bisogno di noi. E poi anche con altre attività, vabbè, facciamo parte del gruppo missionario, quindi in estate la meno nera e nel nostro piccolo ognuno può dare qualcosa. Ok, grazie mille. E l'ultima domanda, quali aspetti hanno toccato la sua attenzione e potranno essere oggetto di una riflessione nel prossimo periodo, nel prossimo futuro? Allora, oggi il mio essere qui, l'ho proprio detto, che è stato un dono dello Spirito Santo, perché sentir parlare Suor Paola, Suor, adesso non mi ricordo la seconda suora. Vivienne. Sì, e Don Mario mi ha proprio fatto riflettere su questa, sulla missionarietà. Io ho una vita che vorrei partire, andare in Africa, ma l'essere missionario qui probabilmente come Suor Paola cioè è quello che il Signore ha scelto per me, quindi già bisogna essere missionari qui col prossimo, col più vicino. Ok, grazie mille per la sua disponibilità. Santo, il Signore sia con voi. Ecco, con questa celebrazione noi vogliamo innanzitutto sentirci pienamente comunità cristiana riunita intorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia. È Gesù che ogni domenica ci convoca per donare se stesso, per farci crescere in comunione tra di noi e con Dio, per essere veramente Suoi discepoli poi anche nella vita quotidiana. È il senso dell'assemblea parrocchiale che stiamo vivendo anche in questo momento, nella forma più grande e più solenne. E in questo clima di comunione vogliamo innanzitutto salutare, dare il benvenuto a Don Ciro. Già l'avete applaudito ed è bello questo, perché l'applauso è sgorgato spontaneo e questo è un segno bello di accoglienza. Noi gli diciamo che vogliamo assicurarvi che già gli vogliamo bene e che lo ringraziamo per il servizio ministeriale che compirà qui in mezzo a noi. Vogliamo salutare anche una coppia di novelli sposi, hanno appena 65 anni di matrimonio, è la coppia Giacomelli. La coppia Giacomelli Domenico e Teresa Mazzocchi, 65 anni di matrimonio, parlano da sé. E poi, naturalmente, nel salutare tutta l'assemblea, un saluto particolare a coloro che in questa assemblea rappresentano la società civile, e cioè
l'amministrazione comunale, il consiglio comunale. Ti fa piacere che siano presenti anche loro in questa occasione, perché così ci dicono che insieme si fa meglio. Certo, ognuno nel suo ambito, nella sua libertà, nella sua assoluta indipendenza, ma tutti per favorire la crescita in umanità di ciascuno e di tutta la comunità insieme. Io ringrazio davvero con commozione tutti voi per questa presenza bella, numerosa e certamente qualificata. Siete qui, siamo qui perché ci sentiamo davvero attratti da Gesù. Vogliamo innamorarci e vivere l'amore nei suoi confronti e testimoniare la gioia davvero di essere cristiani. E adesso ci sediamo e lasciamo a Don Ciro di darci il suo primo saluto. Grazie. Può sembrare strano, vero? Iniziare ringraziando. Sono appena arrivato, nemmeno vi conosco. Ma è il sentimento principale che porto nel cuore quest'oggi mentre inizio su incarico del Vescovo questa mia nuova esperienza pastorale in mezzo a voi. Sono felice di essere qui con voi, davvero. Un molteplice grazie sale a Dio oggi. Innanzitutto perché, fidandosi di me, mi ha mandato qui da voi. Spero di avere quell'umiltà necessaria per poter essere a suo e a vostro servizio. In questo senso vi chiedo, pregate per me. Un grazie alle comunità di origine e servizio che mi hanno accompagnato fin da ora. Vedo gli amici di Chiedi, di Esenta, di Donato, ero seminarista a quel tempo, di Cogozzo Valtrompia, dove ho prestato il servizio da diacono, gli amici di Isorella qui davanti, qualcuno dalla poliambulanza e figuriamoci se non mancava il gruppo numerosissimo di Adro, con tanto di amministrazione comunale al completo. Sono nascosti ma ci sono. Vedervi qui per essere partecipi a questa Eucaristia è davvero segno che ci siete stati, che ci sarete sempre nel Signore. Non immaginate nemmeno questo quanto sia importante per me. Grazie. Vi voglio bene. Grazie ai sacerdoti di Leno e devo dire soprattutto a Monsignore che in queste settimane ha fatto di tutto per ben accogliermi. Un grazie a Padre Stefano che rappresenta i padri carmelitani del Santuario della Madonna della Neve. Cosa volere di più? Davvero nulla. Vi lascio un segno simbolo. Chiesa talmente grande, più grande di quella di Chiedi, sono un po' invidioso, Non so se li vedete. Un segno simbolo a cui sono particolarmente legato e vuole esprimere la stessa amicizia mia nei vostri confronti. Siete qui oggi. Alcune melagrane. Sapete che il frutto nasconde tantissimi semi, stretti tra di loro, dolci. Il frutto del melograno anticamente era il segno della Chiesa che accoglieva sei fedeli. I pittori poi spesso mettevano proprio una melagrana in mano a Gesù bambino quale simbolo della nuova vita donata all'umanità. In effetti la melagrana deve essere aperta, squartata per far uscire i suoi semi e distribuire la sua dolcezza. E visto che il prete, secondo la teologia, è un altro Cristo, sappiate che volentieri io camminerò per e con ciascuno di voi per portare la notizia sempre nuova e affascinante di Gesù. Cari lenesi, vi chiedo solo un favore. In diocesi avete la fama di essere una bella comunità. Fatemi assaporare con la vostra presenza questa bellezza che sicuramente dal Vangelo anche voi avete imparato a conoscere e a incontrare. Voi contate davvero sulla mia preghiera e sulla mia presenza. Buon anno pastorale, grazie e buon cammino.
l'esperienza che gli apostoli hanno fatto di Gesù, della sua parola, della sua presenza, del suo amore, dice Giovanni, queste cose noi le diciamo a voi affinché siamo in comunione e la nostra gioia sia piena. Ecco, io desidererei proprio questo. Desidererei comunicarvi la gioia del Vangelo. E se non comunichiamo il Vangelo, non c'è la gioia. Perché è solo nel comunicare il Vangelo che noi facciamo sì che Gesù sia presente. E quando Gesù è presente, la gioia è esplosiva. Thank you.